per questa bella piazza, per l'entusiasmo, per l'organizzazione, per le mascherine, per far vedere, lo avevamo promesso e lo stiamo dimostrando, che saremmo stati responsabili, perché siamo responsabili, ma che le mascherine non sarebbero diventate bavagli. Avremmo continuato a stare in piazza tra la gente, a parlare di politica, a parlare di quello che serve a questi territori, a costruire un'alternativa, che è quello che abbiamo in testa qui per le Marche, è quello che abbiamo in testa qui per Macerata, è quello che abbiamo in testa anche per la nostra nazione nel suo complesso. Orgoglio, dignità, merito, libertà, giustizia. Una storia diversa è quella che vogliamo costruire, a partire proprio da questa regione, una regione che Fratelli d'Italia ha scelto di guidare in questa campagna elettorale con Francesco Acquaroli, con l'idea che le Marche possono e devono avere molto di più, con l'idea di costruire una classe politica che sia finalmente all'altezza dei cittadini che rappresenta, dell'operosità di questa terra, della sua serietà, dei suoi storci, della sua identità, delle sue imprese, dei suoi lavoratori, perché purtroppo è accaduto che qui qualcuno, talmente abituato a vincere sempre, talmente abituato che i cittadini avrebbero votato comunque, a un certo punto ha deciso di smettere di governare questo territorio e si è limitata alla gestione del potere. Ma la democrazia funziona? La democrazia funziona, se indipendentemente da tutto, quando la politica non fa bene, viene sostituita. La democrazia funziona così e questa regione può e deve avere molto di più. Lo abbiamo raccontato e lo continueremo a raccontare sul piano infrastrutturale, sul piano sanitario, sul piano della ricostruzione post terremoto. Troppe sono le cose che non hanno funzionato. Bravo. Perché non ha senso avere una regione che è al centro d'Italia e che è impossibile da raggiungere. Non ha senso e ci costa miliardi di euro ogni anno. Perché hai voglia ad avere scorci straordinari, hai voglia ad avere Loreto, Urbino, Conero, Macerata, hai voglia ad avere i prodotti straordinari che avete qui voi, hai voglia ad avere le imprese manifatturiere. Nell'epoca e nel tempo della globalizzazione, quella roba lì funziona e produce ricchezza. Se voi potete competere ad armi pari con la velocità del resto del mondo, se siete ancora nell'Ottocento, non ci facciamo niente. Praticamente l'alta velocità, praticamente non esiste quasi, è quasi a zero il trasporto aereo, da Ancona a Roma la via più veloce nel 2020 è il pullman, che è una roba mai vista. Ecco, la sfida infrastrutturale, credere nello sviluppo di questa regione e con lo sviluppo di questa regione credere nello sviluppo del versante adriatico, perché su questo Fratelli d'Italia ha un disegno. Noi esprimiamo già il governatore della regione Abruzzo, in questa campagna elettorale insieme a Francesco Acquaroli qui nelle Marche abbiamo chiesto di guidare la sfida in Puglia con Raffaele Fitto. Il nostro obiettivo è costruire un quadrante sul versante adriatico di sviluppo, di velocità e di bellezza, altro che Croazia, con un'idea di sviluppo che abbiamo in testa. Ma c'è anche un problema di riequilibrio tra est e ovest e lo vogliamo costruire con la sfida delle infrastrutture, con la sfida della meritocrazia, con la sfida di una sanità che sia a misura di cittadino, perché il principio del bacino d'utenza non risolve il problema della sanità se tu non hai un pronto soccorso a disposizione in meno di 40 chilometri, se ti succede qualcosa. Il principio su cui si muove la sanità in una nazione giusta è che non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, ed è la sanità che deve andare dai cittadini, non i cittadini dalla sanità. E quello che è stato fatto in questi anni con le riforme della sinistra, gli ospedali unici provinciali, un depauperamento,
spopolamento del territorio. Lo abbiamo visto con il Covid, lo abbiamo visto con l'emergenza degli ultimi mesi, quanto sia importante avere una sanità territoriale capillarmente presente sul territorio. Bravo. Che sia capace di dialogare con i sindaci, ed è quello che faremo, è quello che prevede il nostro programma, è quello che farà Francesco Acquaroli: ricostruire un'idea di sanità per questa regione, parlando con chi la sanità la vive e parlando con i sindaci che stanno sul territorio. Sono idee concrete per le aziende di questo territorio, per il marchio di questa regione. Guardate, ve lo dico io che non sono marchigiano, conosco bene questa regione, la conosco bene, la conosco da tanto tempo, ma proprio perché la conosco da così tanto, beh, ve lo devo dire, fuori da qui, rispetto alle bellezze straordinarie che voi avete, il marchio Marche non viene percepito. Se io penso a questa regione da fuori, vedo una regione manifatturiera, sì, dove ci sono insomma tante eccellenze, ma non la vedo come una regione di marchio turistico. E guardate che rispetto ad altre regioni, l'Umbria, la Toscana, ma non avete mica niente di meno, Avete avuto una politica che non era in grado di costruire e di vendere quel marchio, che non era in grado di credere nelle bellezze di questa terra, che non era in grado di venderle, perché non ci credeva. Il turismo. Ma ragazzi, ma noi mandiamo la gente a Formentera, ma dico, da quelli che vanno a Formentera, sul Conero ci sono mai stati? Dico una cosa semplice. Allora il marchio, l'identità, che è la forza di questa terra, che è la forza dell'Italia nel tempo della globalizzazione. Perché parliamoci chiaro, in quest'epoca noi non competiamo sulla quantità dei prodotti, però noi siamo imbattibili sulla qualità, sul marchio. Il marchio Italia è il terzo marchio per riconoscibilità del mondo. Gli altri due non sono marchi nazionali, quindi il nostro è il primo marchio nazionale. Noi siamo talmente abituati a mangiare bene, a vivere bene, a vedere il bello, che non ci rendiamo conto del valore economico che questo ha, ma fuori da questi confini se ne rendono conto e come. E allora l'identità, il sapere millenario che tramanda di generazione in generazione, che ci hanno passato i nostri padri e che noi passeremo ai nostri figli, quello è quello su cui noi dobbiamo investire, tutto quello che i cinesi non ci possono copiare, perché ha bisogno di qualcosa che loro non hanno. Ma bisogna crederci, difendere le imprese artigiane, difendere gli agricoltori, difendere i pescatori. Siamo stati adesso a parlare con i pescatori a Civitanova, che lamentano sempre le stesse cose. Loro hanno il fermo pesca 3 giorni a settimana e nello stesso mare i croati pescano 7 giorni su 7, e quando il governo italiano deve recepire le norme europee le fa ancora più stringenti di come l'ha fatta l'Europa. Fa del suo meglio per massacrare l'attività dei nostri pescatori, così come degli imprenditori. Lo dico, in una regione fortemente manifatturiera, quanti ne abbiamo visti chiudere qui, magari andare ad aprire in Russia o in Cina, scappare dall'Italia, non perché sono dei migliacchi, non perché non amino questa terra, ma qui per fare l'imprenditore devi essere un eroe, devi essere un eroe, perché mentre nel resto d'Europa e del mondo le nazioni fanno sistema con le loro imprese, da noi prima devi vincere la concorrenza contro lo Stato italiano, poi se ci riesci forse puoi competere con l'estero. E intanto le altre nazioni entrano a casa nostra e si comprano tutto e si fa finta di non vederlo. Parliamo dei francesi, che piacciono tanto ai nostri amici del PD. Beh, la Francia ha nel suo governo una cosa che si chiama Dipartimento per la Guerra Economica. Si chiama proprio così, Dipartimento per la Guerra Economica. È il dipartimento con il quale sostengono le loro imprese se vogliono entrare nei mercati esteri. Fanno rete, fanno sistema. Qui da noi no, qui da noi se vengono i francesi siamo contenti, se scappano gli italiani pure, invece gli italiani non li difende nessuno. Perché io non ce l'ho con i francesi, come non ce l'ho con i tedeschi, io rispetto chi difende la propria gente, io ce l'ho con quegli italiani che si sono venduti ai francesi e ai tedeschi e che non hanno saputo difendere loro interessi, come fa tutto il resto del mondo. E lo chiamino come vogliono, sovranismo, nazionalismo. Significa aiutare
luce, chi vive del proprio lavoro, chi vive della propria capacità, del proprio genio, del proprio estro, del proprio sacrificio. Invece no, noi siamo in un paradosso di un tempo nel quale se tu hai una ricchezza che ti sei guadagnato lavorando, sei un nemico. Devi chiudere, che schifo, vergognati, tu puoi lavorare, vuoi assumere, vergognati a casa, così poi ti diamo il reddito di cittadinanza e dipendi dalla politica e non sei più libero. Ti manteniamo noi con la paghetta di Stato. Una vergogna. Non sogno per l'Italia un futuro di reddito di cittadinanza. Noi sogniamo per l'Italia un futuro di libertà, la libertà del lavoro, la dignità del lavoro, la dignità di vedere la tua parte nella costruzione del futuro di questa comunità, nella costruzione della sua ricchezza, di vedere le cose che hai in testa diventare mattone dopo mattone qualcosa di concreto per te, per la tua gente, per i tuoi figli, per la tua nazione. Questo è quello che vorremmo fare, ma niente, non si riesce, anche in quest'epoca di Covid. Più di 100 miliardi sono stati spesi nel post-Covid per cercare di salvare le attività, l'economia, le famiglie, le aziende italiane. Il grosso di quelle risorse è stato dilapidato in cose che non c'entravano assolutamente nulla con la necessità di salvare quelle imprese. Perché ditemi che cosa c'entra con la necessità di salvare quelle imprese e spendere 140 milioni di euro per il bonus dei monopattini? Ditemi che cosa c'entra, che i monopattini manco li fanno le aziende italiane. Dice no, serve a decongestionare il trasporto pubblico il monopattino. Dice così la gente va a lavorare col monopattino. Perché loro sono così, vedete? Sono tutta gente che abita al centro storico, lavora al centro storico e pensano che a lavorare ci si vada in monopattino. Andategliela a dire ai pendolari, di che devono andare a lavoro col monopattino. Ma di tutto c'era, eh. C'erano addirittura, siamo riusciti a farlo togliere, perché lì si sono vergognati financo loro, che diciamo, sulla vergogna non è proprio la loro caratteristica principale. C'erano addirittura 100, nel decreto rilancio, si chiama decreto rilancio, c'erano addirittura 100.000 euro di biglietti in business class per andare a Dubai. Nel decreto rilancio. L'hai detto tu, non lo posso dire io che sono una signora, ma insomma il concetto per me è questo. 100.000 euro. E poi c'erano le norme sui consigli d'amministrazione, le assunzioni facili per alcuni ministeri, 2.400.000 euro di consulenze per il Ministero dello Sviluppo Economico. Caro Ministro dello Sviluppo Economico, con 2.400.000 euro si salvano molte più attività di quante ne salveranno i tuoi consulenti. Tutto così. Tutto così. E abbiamo provato a fare delle proposte. Nessuna di queste proposte è stata accolta, ma proprio non le leggono. Perché guardate, è possibile che noi non ci capiamo niente, ci sta, però su circa 300 proposte che facciamo, ma è dato statistico che una buona ce ne deve essere, cioè anche se le scrivesse uno che non sa proprio di che cosa sta parlando, una buona ce ne deve essere. Se tu le bocci tutte, vuol dire che non le hai neanche lette. Peccato che noi le avessimo confrontate con le categorie del mondo produttivo, con le associazioni, con le quali abbiamo organizzato un'infinità di incontri anche durante il lockdown, con questa modalità nuova del webinar, si dice. Abbiamo fatto proposte sensate come ad esempio la possibilità per le aziende di unificare gli anni fiscali 2019-2020, calcolarli come un unico anno fiscale per consentire la compensazione tra gli utili del 2019 e le perdite del 2020. Avrebbe fatto pagare le tasse a giugno 2021 e tasse giuste su quello che effettivamente avevi guadagnato in questi due anni, tutto considerato, era così difficile. Invece no, ti fanno pagare tasse su fatture che tu non puoi aver fatto perché stavi chiuso. Gli artigiani e i commercianti non siamo riusciti neanche a far togliere il minimo contributivo INPS che devono pagare senza fare niente, anche se fatturano zero. Avevamo proposto come iniziativa per dare un contributo a fondo perduto vero, la possibilità per le aziende che avevano avuto un certo tipo di contrazione, diciamo il 25%, di trattenere il 50% dell'IVA sulle nuove fatture fino a 100.000 euro. Meccanismo virtuoso, anche quello non è stato accolto. E poi sulla cassa integrazione,
vi potrei tenere ore, giuro che non lo farò. Vi dico solamente quelle che considero principali. Sulla cassa integrazione, noi abbiamo sostenuto ovviamente il principio che lo Stato dovesse in questa fase pagare la cassa integrazione. Ma la cassa integrazione non può essere l'unica soluzione che dai. Devi dare un segnale a quegli imprenditori che nonostante le difficoltà e nonostante il Covid decidono comunque di rischiare e di non mettere i loro dipendenti in cassa integrazione. Abbiamo detto, guardate, paghiamo la cassa integrazione, ma diciamo anche a un imprenditore che può mettere i suoi dipendenti in cassa integrazione e decide di non farlo, che diamo a lui l'80% di quanto ci costerebbe pagargli la cassa integrazione. Gli diciamo, se resisti lo Stato c'è. Abbiamo detto togliamo i vincoli, il decreto dignità, la reintroduzione dei voucher abbiamo proposto. Agricoltura, la prima proposta che è fatta da tutte le associazioni del campo agricolo era la reintroduzione dei voucher. Ci hanno detto di no, sapete perché? Perché il problema della raccolta agricola serviva per coprire la più grande sanatoria di immigrati clandestini che sia stata fatta in Italia. Tant'è che nessuno di questi clandestini che sono stati regolarizzati sostanzialmente è andato a lavorare in agricoltura, perché devi non sapere proprio di che cosa stai parlando se non sai anche che la raccolta agricola non è proprio una cosa che può fare un passante, la deve fare qualcuno che sia formato per fare quel lavoro, no? E non c'entrava niente, serviva alla Bellanova e alla sinistra per questa loro furia immigrazionista riuscire finalmente a coronare il sogno di regolarizzare questi 600.000 immigrati clandestini. E in tutto questo, sulla pelle non solo degli italiani, ma sulla pelle degli immigrati regolari. Perché attenzione, chi conosce la raccolta agricola, il tema della raccolta agricola, sa che in Italia il grosso della raccolta agricola viene fatta da immigrati regolari, che arrivano per lo più dall'est europeo, rispettano le nostre regole, vengono nei mesi in cui è necessaria fare la raccolta, con i soldi che guadagnano in quei mesi mantengono le loro famiglie nei loro paesi, finita la raccolta se ne tornano a casa. Ragione per la quale le associazioni degli agricoltori chiedevano i corridoi verdi cosiddetti, cioè la possibilità anche durante il Covid di far arrivare con meccanismi che sono stati usati in tutta Europa questi immigrati regolari per svolgere questo lavoro. E invece no! Questi folli dicono ai immigrati irregolari che vengono qui rispettando le nostre regole e lavorando che perdono il lavoro, che qui non possono venire perché il loro posto viene preso da gente che entra sul nostro territorio senza rispettare le regole e non per lavorare. È una follia. È una follia. È una follia sul piano proprio filosofico. Perché chi dovrebbe rispettarti se dici che l'unico modo di venire in Italia è farlo violando le regole italiane? Oggi ho sentito il ministro Lamorgese dire una cosa geniale. Si devono bloccare le partenze. Giuro. Ha detto si devono, il problema si risolve bloccando le partenze. E il ministro Lamorgese, sommessamente, sono 5 anni che proponiamo il blocco navale, 5 anni che chiediamo di fermare le partenze con una missione europea, aprire gli hotspot in Africa e distribuire solo i rifugiati equamente nei 27 paesi dell'Unione Europea. Perché non si è potuto fare? Perché non lo abbiamo fatto? Però è così perché è tutta una sfida ideologica, è tutta una questione ideologica. Addirittura sempre nel decreto rilancio, e chiudo con questo tema, addirittura sempre nel decreto rilancio c'erano 30 milioni di euro per assumere nuovo personale per velocizzare le pratiche di regolarizzazione degli immigrati. Perché se la cassa integrazione non ti arriva dopo 5 mesi, frega niente a nessuno, ma sia chiaro che gli immigrati vanno regolarizzati immediatamente, che li vuoi far aspettare un mese? Subito! Allora vedete, io credo che questo sia tutto un po' folle. Questa è una nazione che ha bisogno di tornare ad amarsi, questa è una regione che ha bisogno di tornare ad amarsi, tornare a credere
nelle sue potenzialità, nelle sue grandezze. La grande, per esempio, risorsa che è data dal mare in Italia. Noi siamo una nazione, una penisola, siamo solo coste e facciamo finta come se il mare non ci fosse. Mare vuol dire pesca, come dicevamo, vuol dire turismo, ma vuol dire anche infrastruttura portuale. Perché scusate, ma vi sembra normale che le merci che arrivano dall'est preferiscono circumnavigare l'Europa per andare ad Amsterdam o a Rotterdam? Perché se venissero calate sui porti italiani le infrastrutture interne non consentirebbero di trasportarle più velocemente. Abbiamo avuto questa fortuna di essere una piattaforma in mezzo al Mediterraneo e non lo usiamo. Sapete quanto perdiamo ogni anno per l'assenza di infrastrutture interne? 70 miliardi di euro. 70 miliardi di euro. Sono due leggi finanziarie. È un fatto di visione. Avere un'idea di sviluppo. Avere un'idea su che cosa vada incentivato e su cosa non vada incentivato. E poi una nazione giusta, nella quale la giustizia cammini veloce e la burocrazia sia al servizio del cittadino e non il cittadino al servizio della burocrazia, come troppo spesso è accaduto. Istituzioni che sanno dare delle risposte, politici che si occupano dei cittadini più di quanto si occupino di se stessi. E mi dispiace, ma lo abbiamo visto anche in questa fase di Covid. Perché signori, l'utilizzo discrezionale del tema dell'emergenza da parte del governo e non è che ci è sfuggito. Ieri mi hanno detto, dice, che ne pensa della manifestazione dei negazionisti? Beh, dico, penso che è strano che non ci sia andato Zingaretti. No, perché io questo fatto, scusatemi, ma questo fatto che quasi quasi adesso noi saremmo la destra irresponsabile e negazionista, invece il governo è stato responsabile. E io non ci sto. Io me lo ricordo quando a febbraio noi chiedevamo di mettere in quarantena chi rientrava dalla Cina e il Partito Democratico ci rispondeva che l'unico virus è il razzismo e correva in giro ad abbracciare i cinesi. Me lo ricordo bene. Mi ricordo bene quando chiedevamo al governo di comprare i respiratori e le mascherine e invece Di Maio li mandava in Cina quando loro già avevano le informazioni che avrebbero consentito di prevenire il Covid. Ogni giorno cambia scenario, no? Ogni giorno l'utilizzo di due mesi e due misure. Dice siamo in emergenza, proroghiamo lo stato d'emergenza. Unica nazione d'Europa a prorogare lo stato d'emergenza. Chiaramente con un messaggio drammatico, perché quando inizia la stagione turistica tu dici che l'Italia è ancora in emergenza, mentre Spagna, Croazia, Grecia, Francia, nessuno è più in emergenza. Sul piano degli investimenti, chi è che dovrebbe investire in una nazione che si dichiara ancora in emergenza? E quegli imprenditori magari che si interrogano, o commercianti che si interrogano se riaprire o non riaprire, chi dovrebbe riaprire se ti dicono che stai rischiando un altro lockdown? L'emergenza, ci hanno detto, no, bisogna prorogare lo stato d'emergenza, quindi siamo in emergenza, vi comunico ufficialmente che siamo in emergenza. E quindi voi direte, e quindi il Parlamento si sta occupando dell'emergenza? No, della legge elettorale. Che è un'emergenza non per gli italiani, ma per la sinistra! Perché si sono fatte una legge elettorale su misura due anni fa, tale Rosatellum, da Ettore Rosato, esponente di spicco del Partito Democratico che adesso è andato con Renzi. Poi hanno capito che manco con quella vincono e cercano di farsene un'altra per consentirsi comunque di governare pure se voi gli dite in tutti i modi che non ce li volete! E si chiamano pure democratici! Ma ci vuole coraggio! Ci vuole coraggio! La proposta di legge elettorale della maggioranza funziona così. Proporzionale puro. Che significa? Significa che non ci sono più le coalizioni. Quindi seppure il centrodestra metti fa 47, 48, 49, 49 e mezzo, tutti gli altri insieme fanno 50 e mezzo e alla fine si ammucchiano e fanno un altro governo. Ammucchiato di gente che non condivide niente, si schifa, non ha una visione comune, non ha un programma comune, non ha niente, ma ha, diciamo, in comune il fatto che devono governare. Perché la democrazia loro funziona così. Potete votare se votate per loro. Se no, votate lo stesso, ma sia chiaro che non ne teniamo conto. È più o meno come funziona. Allora fanno proporzionale puro, attenzione, non basta, con le liste bloccate, tolgono l'indicazione del leader,
tolgono l'indicazione delle coalizioni e, attenzione, attenzione, non c'è più neanche l'obbligo di depositare il programma. Quindi voi andate a votare, ma il parlamentare ve l'ha scelto il segretario di partito perché c'è la lista bloccata. Le coalizioni possibili non le conoscete perché non vengono dichiarate, il leader non sapete chi è e nel programma c'è scritto niente semplicemente perché non viene depositato. Di grazia qualcuno ci può dire che cosa andiamo a votare a fare, se non possiamo scegliere niente. E guardate che qui sono proprio due idee della politica a confronto. Perché vedete, io penso che la politica sia una questione di idee, no? Cioè la forza della politica sono due modi di fare politica. O tu fai politica per prendere i voti o tu prendi i voti per fare politica. Se fai politica per prendere i voti vuol dire che fondamentalmente non credi niente, che punti semplicemente il tentativo di crescere, ma insomma sei disponibile a dire tutto l'esatto contrario, a venderti, svenderti. Se invece tu, diciamo, prendi i voti per fare politica, nel senso cerchi di convincere i cittadini sul fatto che la tua visione, la tua idea d'Italia, la tua idea di sviluppo, la tua idea di futuro sono quelle corrette. Se va bene va bene, se non va bene, la democrazia funziona così. C'è chi vince e c'è chi perde. Questa roba qui per loro non esiste. Cioè loro, cittadini, pensano, non pensano. Dice Conte ha detto che per lui le regionali non sono un test politico. Te credo che gli frega a Conte di che dicono i cittadini italiani. Gli fregasse qualcosa o farebbe il Presidente del Consiglio, che non avrebbe fatto lunedì il Presidente del Consiglio di Salvini e martedì il Presidente del Consiglio della Boldrini. Invece io penso che la qualità della nostra democrazia dipenda proprio da questo, da quanto i politici sono vincolati agli impegni che prendono, alle promesse che fanno. Perché se non c'è un nesso tra quello che io vengo a dirvi in questa piazza e quello che farò quando un giorno dovessi stare al governo, ma che votate a fare? Ma che c'è a fare la democrazia? E guardate, non lo dico degli altri, lo dico di me. Se un giorno io dovessi fare il contrario di quello che vi sto dicendo, non mi votate più, non mi votate più. Perché altrimenti l'Italia non la potete salvare e non si può salvare. L'Italia la potete salvare solo se chi va nel palazzo sa che quando sbaglia va a casa. A casa! È importante come si vota. Non vi girate dall'altra parte, non cadete nella trappola che sono tutti uguali, che tanto rubano tutti. Sono idiozie. La classe politica è lo specchio della società che rappresenta. Ci sono ottime persone e pessime persone, c'è gente che si rimbocca le maniche, c'è gente che sta lì a bighellonare, ma il punto è che voi potete scegliere chi mandare avanti e chi mandare a casa, e quello fa la differenza. E allora vi chiediamo di approcciare queste elezioni così, senza pregiudizi ideologici, senza lacci e lacciuoli. Fidatevi delle persone, della credibilità che vi pare abbiano, della coerenza che hanno dimostrato, della concretezza che vi raccontano. Non abbiate paura. Lo dico anche a quelli che votavano a sinistra, Ce ne sono tanti, io ne incontro tantissimi, gente che ha votato una vita a sinistra, perché la sinistra è quella realtà politica vicina ai bisogni della gente. E poi invece l'abbiamo trovata sempre schierata con le banche, le concentrazioni economiche, gli interessi stranieri. Lì a fare tutte le cose che vi ho raccontato nel decreto rilancio, Fratelli d'Italia una cosa ha ottenuto e su quello ha concentrato tutta la sua attenzione, quando ci hanno detto vabbè una cosa, forse la facciamo fa, va bene, grazie, istituite un bel fondo per raddoppiare le pensioni di invalidità, quella vergogna di 270 euro per un invalido totale in una nazione che dà 780 euro di reddito di cittadinanza. Dovete risanare. Quindi vi capisco, magari votava a sinistra e vengono ogni tanto, come è capitato, guardi, io ho votato tutta la vita a sinistra, adesso ho una grandissima crisi di identità, perché io mi sento rappresentato da quello che dite voi. Guardi che la crisi di identità non ce l'ha lei, ce l'ha a sinistra, non si preoccupi, non si preoccupi. Allora è concluso. 20 e 21 settembre voi avete una grande occasione, noi abbiamo una grande occasione. Voi di credere che le cose possano cambiare, di investire su qualcosa di nuovo.
Da una parte c'è una sinistra stanca, accartocciata su se stessa, che ha rinunciato a pensare in grande, che si è limitata lì a gestire la sua rete di potere. Dall'altro un centrodestra giovane, entusiasta, che ha voglia di dimostrare quello che vale, come abbiamo fatto nelle amministrazioni che già governiamo anche su questo territorio, dove i risultati arrivano proprio perché noi non diamo niente per scontato. È una grande occasione per Macerata, è una grande occasione per le Marche con Francesco Acquaroli, è una grande occasione anche per l'Italia, perché che se ne dica, se il 20 e il 21 di settembre anche regioni storiche che sono state sempre storicamente schierate da una parte dicono che vogliono cambiare, beh, non penso che si potrà fare finta di niente all'infinito. E la democrazia tornerà in Italia, e quando tornerà io vi prometto che noi daremo a questa nazione un governo all'altezza della sua gente,